Cari amici del canale dei robotti del giornalista, benvenuti a questa nuova pillola estiva del giornalista. Una pillola necessaria per rimanere in salute, perché per rimanere in salute è necessario mantenere un contatto tra un canale che vi è particolarmente affezionato e voi che avete sempre ricambiato questo affetto. Ecco che queste pillole sono dei video di dimensioni notevolmente inferiori rispetto agli standard del canale che vi terranno compagnia nel corso di questa lunga estate calda, in cui vi auguro di riposarvi e divertirvi per recuperare le difficoltà ingenti passate quest'anno. Che cosa abbiamo qui oggi con noi? Abbiamo, e lo riconoscerete tutti, un Gunbuster. Un Gunbuster che è uno dei più belli e affascinanti tra i robot moderni. La formula delle pillole del giornalista, le pillole estive del giornalista, non prevede il tanto celebre pippotto iniziale, quindi non vi starò a raccontare del Gunbuster, ma a dirvi semplicemente che è uno degli anime robotici più interessanti del nuovo millennio. Ecco, vedete questo Gunbuster, che questa scatola di questo Gunbuster, di una serie assolutamente ignota ai più e a me sicuramente. L'ho trovato a un mercatino. L'ho trovato interessante nel suo sculpt e l'ho acquistato. La serie si chiama Eternal Character Series della Jamma. E avendo fatto un minimo di ricerca a riguardo, vi posso dire che in questa serie è stato realizzato solo un robottone, cioè solo il Gunbuster. Ma questo Gunbuster, che vi consiglio di acquistare se mai lo troverete in giro su eBay o a un qualche tipo di mercatino, è veramente, veramente interessante. Eccolo qui. Si parla naturalmente non di un vero e proprio modello, quanto di una statua, di un'interessante statua di PVC che va a riprendere le iconiche linee di questo robot molto moderno, molto, sapete che è un robot trasformabile, tra l'altro la versione Soul of Chogokin è probabilmente uno dei modelli più belli della linea, anche da un punto di vista ingegneristico, è uno dei modelli più interessanti di tutta la linea Soul of Chogokin. Questo naturalmente è una statua, è un simbolo, è un bellissimo omaggio a questo robot che voi potreste avere in collezione. Perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché non è un modello assolutamente costoso. È un modello che si assesta sui, cioè un modello, è una statua in PVC che si assesta sui 50 euro e che rappresenta a livello così iconico una bellissima testimonianza di questo robot da tenere in collezione se non aveste voglia di spendere gli oltre 300 euro necessari per la sua controparte della linea Soul of Chogokin. Vedete questo grigio militare che è il suo colore dominante e questo arancione, questo giallo arancionato che ne esalta i profili. Lo sculpt è quello di una statua. Perché dico questo? Perché ancora una volta una statua permette di superare i limiti della tecnologia imposti dalla tecnologia di costruzione di un modello e quindi di realizzarne una scultura quanto più dinamica possibile. Vedete come nel suo complesso questo robot sia molto 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 bello. Quindi ricordatevi questo nome, Jamma, questa serie che si chiama Eternal Character Series e questo Gunbuster. Se mai voleste avere un Gunbuster in collezione, io vi consiglio di farci un pensierino. Dalle pillole del giornalista per questa settimana è tutto, io vi abbraccio, vi auguro una buona e meritata vacanza e ci rivediamo la prossima settimana. Un abbraccio!